Solo la prossima settimana la studentessa del liceo Orazio Grassi di Savona farà ritorno a scuola. Rimasta intossicata da una fuga di gas mentre si trovava in classe, è stata consigliata dai medici di restare a casa. Ma intanto si levano le polemiche e i dubbi sulle reali cause che hanno provocato l'intossicazione. I controlli tecnici compiuti per tutto il pomeriggio dai vigili del fuoco e dagli operai dell'Italgas hanno accertato che la fuga di gas metano si sarebbe verificata da una delle tubazioni che riforniscono i laboratori del secondo piano dell'edificio scolastico. Nessuno nei laboratori si è accorto comunque di nulla. Probabilmente la perdita si è verificata nell'intercapedine e gli effetti del gas si sono sentiti al piano superiore. Ad accusare i sintomi di intossicazione è stata la 17enne, al punto tale che gli insegnanti hanno deciso di avvertire i genitori. Poco dopo è stata accompagnata all'ospedale San Paolo, dove i medici hanno diagnosticato inalazioni di gas imprecisato. Il sostituto procuratore della Repubblica di Savona, Chiara Venturi, ha disposto il sequestro di 4 laboratori, 2 di biologia, 1 di chimica e 1 di fisica. Ed è stato anche deciso di piombare il contatore generale.